pensionato da 3 anni. Insegnante. Sono un'impiegata in un'azienda telefonica. Io sono un ricercatore. Allora, nella vita prima insegnavo. Passeggiate così mi piacciono in genere e quindi approfitto volentieri. A me piace moltissimo camminare, è proprio una passione. E questo è un percorso molto interessante sia dal punto di vista dei paesaggi, dei panorami, sia dal punto di vista culturale. Stacco per 3 giorni e cammino, quindi mi sembra un ottimo modo per cambiare un po' vita per 3 giorni. L'abbiamo chiamata, ma l'hanno chiamata così dalle riviste, la camminata dei 3 santuari. Insomma, unisce 3 luoghi decisamente significativi: la Basilica di Superga, l'Abbazia di Vezzolano e il Santuario di Crea. Questo tipo di fruizione è quella che è più rispettosa dell'ambiente che lo circonda, perciò è gente abbastanza motivata e preparata per svolgere queste attività. Sicuramente chi ti crea più problemi sono diciamo la fruizione domenicale, che trovano il modo di venire in collina magari solo per passare qualche ora senza rendersi conto che vanno in un'area naturale. Un pubblico un po' diverso da quelli che frequentano le altre camminate qui nei dintorni, non lo fanno per mangiare o per altri scopi, lo fanno proprio per camminare, per stare con la natura. Abbiamo creato un gruppo che si chiama Camminare Lentamente. Rallentare in un mondo in cui si corre, a pochi passi da qui ci sono le strade dove si va a velocità assurde. Questi sentieri si prestano ottimamente a essere utilizzati da chiunque a tutti i livelli di capacità per delle passeggiate. Abbiamo visto fiorire in alcune zone il proliferare di cartelli di divieto di transito. La scusa è quella di dire: evitiamo di avere delle responsabilità se qualcuno si fa male sui nostri terreni. Passano da 1000 anni generazioni di agricoltori, contadini, pellegrini che arrivano dalla via Francigena. Un cartello del genere non soltanto è illegittimo, ma è ridicolo. E sarebbe bene che specialmente gli amministratori che hanno la responsabilità di queste cose lo spiegassero alle persone. Avremmo sentito prima che dicevano dei divieti di transito. Noi il divieto di transito lo metteremo per il per le auto, non certamente per le biciclette e per la gente che va a piedi. Il parco direi che fa il massimo con le limitatissime risorse che ha e credo che in prospettiva non ne avrà molte di più. Il nostro ente cerca di mantenere puliti i sentieri, interveniamo magari in prima persona se c'è un pericolo da risolvere immediatamente. Noi abbiamo almeno a Berzano 2 o 3 persone che sono agricoltori e che a loro volta il loro pezzo di sentiero lo mantengono. I comuni non si chiedono soldi, però a volte anche solo collaborazione, e alcuni comuni collaborano, altri invece no. In alcuni casi abbiamo avuto anche dei comuni quasi che hanno ostacolato il progetto. Purtroppo i fondi che noi abbiamo sono pochissimi. Ci aggiustiamo con le nostre fotocopiatrici, con quello che possiamo. È un piccolo sforzo in più dalla parte della regione, da parte della provincia, ci permetterebbe di avere invece che 50 persone, magari 150. Sentono nelle gambe gli 11 chilometri? Sì. Va ancora. Fa molto perché caldo. Non avevamo allenamento, quindi. È andata bene. Sta andando bene. Le prime 3 ore sono sempre le più faticose, ma adesso ci stiamo sciogliendo. Sì.
un aspetto anche importante, secondo me, è legato alle associazioni, agli agriturismi, ai bed and breakfast, che cerchiamo anche di far conoscere. Abbiamo anche cercato di scegliere quelli che ci sembravano più adatti. Io conosco uno degli organizzatori e lui, dovendo fare questa escursione, ci ha chiesto se potevamo ospitare, noi ben volentieri ospitiamo queste persone. Ci sembrava che nell'ambiente agricolo si potesse ancora fare una proposta di un tipo di economia diverso, più solidale, meno aggressivo, no, come la nostra economia attualmente. Noi siamo persone, viviamo in un certo ambiente, quindi il rispetto nei confronti dell'ambiente è il rispetto anche nei confronti nostri, perché in questo ambiente noi viviamo, quindi la nostra salute dipende da questo ambiente. Se noi manteniamo l'ambiente in salute, manteniamo anche noi stessi in salute, no? Questa era la nostra convinzione. Andata bene, bei paesaggi, un po' faticoso, diciamo che 27 km, una che sta 8 ore in ufficio di abitudine, è faticoso, sono stanca sinceramente, non vedo l'ora di sedermi, di riposarmi, comunque bello, lo consiglio. Ieri sera erano tutti molto sottotono, appena recuperati. Poi dopo la merenda Sinò era già, grazie magari un po' di pane e salame buono, un po' di vinello corroborante, dopo cena erano già un po' più entusiasti. Questa mattina, ristorate le ossa, si è potuto socializzare, capire bene chi eravamo reciprocamente e fare una buona esperienza di comunicazione. Non sempre sui mass media, io giusto stamattina mi stavo lamentando, c'è attenzione, i giornali locali a volte, nonostante i ripetuti tentativi, non danno spazio, però comunque in generale sicuramente c'è un interesse superiore, ha ragione Paolo, sia da parte della popolazione che forse anche visti i tempi inizia a guardarsi intorno e andare un po' meno lontano, perché costa poco, si possono fare delle cose belle a basso prezzo, mangiare bene, e quindi ci può essere, come diceva Paolo prima, anche una ricaduta, noi crediamo, economica e turistica su questa zona. Evidenzio soltanto quello che è il progetto oramai collaudato e riuscito di Camminare il Monferrato nel Casalese. Il giornale tutte le settimane dice dove sarà la gita e questo porta ogni domenica in Monferrato 300-400 persone. Si promuove la venaria reale, giustamente, ma si dimentica di promuovere un territorio che è unico in Europa. Io ho viaggiato molto in Europa non c'è un altro posto come quello, di una zona di colline ai piedi delle Alpi, dove ci vedono delle cose. Passeggiare qua d'autunno è uno spettacolo, come sono uno spettacolo le risaie, ed sono l'unico posto in Europa. Gli italiani vanno in Camargue a vedere qualcosa che è decisamente molto meno bello. È stato tutto, non soltanto farsi venire le vesciche, ma chiacchierare con persone nuove, conoscersi. Lo rifarei, ho imparato anche dagli errori che non ero assolutamente preparata, mi sono mancate le calze tecniche, le scarpe giuste e tante cose, ma sì, lo rifarei.
sono intrecciate delle amicizie, scoperte delle parentele. Abbiamo pernottato in due agriturismo fantastici dove ci hanno riempito la pancia e il cuore con un'accoglienza veramente degna e bello, da rifare. Io cammino da solo abitualmente, invece questa volta ho voluto fare questa esperienza dell'umanità dei compagni, la diversità delle provenienze, delle culture, dei modi di affrontare il percorso, mi ha entusiasmato. Sì, camminerò più spesso in compagnia d'ora in poi. È stata un'esperienza, direi, straordinaria. Sono il presidente del CAI di Pinasca e diciamo, ci occupiamo di organizzare delle gite, recuperiamo dei sentieri, delle vie di arrampicata. Molti sentieri servono per le biciclette, servono per camminarci tranquillamente con le famiglie, infatti in questo posto si può arrivare tranquillamente con dei bambini e si può arrampicare. L'attività del CAI è rivolta alla manutenzione, al tracciamento, alla posa della segnaletica e in modo particolare negli anni indietro, quando avevamo un po' più di volontari, anche a tutta la manutenzione della rete. Avere anche uno strumento che possa misurare i passaggi lungo questi sentieri ci aiuterebbe a capire quale promozione poter fare. Riteniamo importantissima tutta la tecnologia che viene fuori in questi anni, quindi il GPS, l'iPod, le riteniamo una soluzione importante per vedere il territorio. Gli ecocontatori sono dei dispositivi elettronici che registrano il passaggio delle persone sui sentieri tenendo conto del verso di marcia. I dati raccolti con gli ecocontatori durante tutta la stagione escursionistica serviranno a indirizzare le risorse per migliorare l'offerta turistica delle strutture ricettive e per la manutenzione della rete sentieristica stessa. I sentieri sono ancora abbastanza ben definiti e segnalati. Per esempio, noi siamo andati a Rifugio Morelli, c'è un sentiero bellissimo, molto ben segnalato, molto ben ancora molto ben praticabile, ecco, anche da escursionisti normali come siamo noi. Le squadre forestali della Regione Piemonte si occupano principalmente della manutenzione del terreno in ambiente montano, principalmente una manutenzione ordinaria dei sentieri. Poi, ove necessario, vengono anche fatti dei piccoli interventi di manutenzione straordinaria, non so, tipo ripristino di qualche muretto secco o se ci sono dei guadi da effettuare dove c'è dell'acqua che scorre, o costruzione di piccole staccionate, di parapetti, oppure, ove necessario, anche delle piccole passerelle. Dunque, il passaggio delle persone o degli animali incidono positivamente sui sentieri, perché se vengono frequentati la vegetazione cresce meno, restano segnati e quindi noi dobbiamo intervenire meno. L'anno scorso, durante la stagione 2010, abbiamo pulito le nostre squadre, da manutenzione ordinaria e straordinaria, poco più di 200 km di sentieri. È importante che chi opera in questo campo abbia la passione del lavoro che fa, perché comunque è un lavoro faticoso, fatto delle volte anche in condizioni ambientali non delle migliori. E la Regione negli ultimi anni ha puntato decisamente sulla salvaguardia della salute degli operai, fornendo a ognuno i DPI appropriati, il che vuol dire casco, i guanti antitaglio, pantaloni antitaglio. Le nuove tecnologie per noi è un fattore importantissimo, perché abbiamo dei dati sicuri su cui operare. Fino a qualche anno fa sulle carte, anche le CTR, tanti sentieri non esistevano tracce.
La Regione sta costituendo un catasto dei percorsi escursionistici al fine di dare, diciamo, ordine a questa materia che era molto spezzettata nelle varie competenze, per esempio provinciali o di comunità montane o dei comuni, per cui ciascun ente territoriale aveva i propri percorsi contrassegnati e denominati in modo diverso. Ciascun percorso quindi viene contrassegnato da un codice specifico, che è un codice che è stato elaborato a livello nazionale dal CAI, dopodiché ogni percorso a sua volta è suddiviso in elementi più piccoli, detti tratte, funzionali per la sua fruizione, per la sua organizzazione e anche per la manutenzione. E stiamo provvedendo progressivamente a rilevare i percorsi, i sentieri, mediante una rilevazione tramite dispositivi GPS, quindi sufficientemente precisa, sufficientemente accurata, in modo da avere un dato, insomma, affidabile e preciso. Il rilevatore del CAI, nell'ambito di questo progetto di rete escursionistica, sono proprio quelli che rilevano appunto i sentieri. Gli strumenti che uso per il rilievo sono fondamentali il GPS, ovviamente, perché altrimenti non riusciamo a rilevare. Per me anche la macchina fotografica, perché comunque è quella che poi dopo dà l'idea a chi non è mai passato nel posto che cosa si può trovare in quel posto. I rilievi vengono effettuati in un modo abbastanza semplice, bisogna cercare di stare il più possibile sul sentiero, ovviamente non divagare, non fare abbreviazioni, perché poi il GPS segna quello che uno fa, e poi bisogna segnalare tutti i punti notevoli incontrati lungo il percorso. Un GPS cartografico è uno strumento molto simile ai navigatori satellitari che troviamo tutti i giorni nelle nostre auto, che differisce da un navigatore satellitare perché permette di rilevare dei dati invece che fornire delle semplici informazioni di posizione. Questo dato è possibile scaricarlo su un computer in ufficio. Una volta che il dato è stato corretto, viene visualizzato su uno strumento software chiamato GIS. Questo strumento permette di visionare i dati, di apportare delle correzioni se il dato risulta errato o comunque non completo, ma soprattutto permette di associare una serie di dati che vengono rilevati insieme al tracciato in campagna su un foglio. I dati rilevati in campo sulle schede cartacee vengono inseriti in un database e associati alle geometrie dei sentieri, che sono tratte e punti. Le tratte hanno caratteristiche omogenee, quali ad esempio il fondo. Un altro attributo importante è la percorribilità, quindi è segnalato se la tratta è percorribile o se c'è un'interruzione di qualche tipo, e il segnale di telefonia mobile. I punti notevoli rappresentano le attrattive architettoniche, storiche, le emergenze geologiche e i punti panoramici, e ad essi generalmente è associata una fotografia. Le nuove tecnologie come il GIS e il GPS hanno reso molto più agevole il rilievo, la modifica e la produzione dei dati della rete sentieristica del Piemonte. Abbiamo la fortuna di avere la banda larga che ci permette comunque di essere sempre in contatto con la nostra clientela, perché la maggior parte della nostra clientela prenota, si informa attraverso i nostri siti e attraverso proprio lo scambio di email. Oltretutto si collegano per gli itinerari successivi, scaricano anche la cartografia. Gli stranieri sono quasi tutti dotati di GPS? No, noi il GPS non lo usiamo, però essendo del posto noi conosciamo parecchi itinerari. Abbiamo una cartina comunque. Poi abbiamo una cartina abbastanza dettagliata. I dati saranno comunque inseriti in un portale cartografico realizzato dal CSI Piemonte su mandato della Regione Piemonte. Se noi pensiamo che questi dati sono appunto scaricabili su uno strumento come un GPS o un telefono mobile, noi potremmo anche avere la nostra posizione all'interno di un sentiero rilevato in modo digitale. Questo ad esempio permette in alcuni casi di avere una certezza della propria posizione, magari in caso di maltempo o di situazioni avverse.
e soprattutto di avere delle indicazioni sul percorso che noi stiamo percorrendo. Un gruppo partito da Monte Moro sopra Macugnaga, si erano assolutamente persi proprio perché non avevano nessun ausilio elettronico come il GPS e la cartografia quando si abbassano le nuvole, non basta. Internet e tutte le nuove tecnologie servono a farci vivere meglio, per cui la montagna, che è forse la più ostica da vivere, chiaramente non può che trarne un beneficio assoluto. Il rapporto della mia attività agonistica con questi luoghi rappresenta qualcosa di veramente profondo. Qui siamo a Murens, sopra Ponte Bernardo, che è il comune di Pietraporzio, e in tutti questi luoghi io ho fatto un allenamento almeno non so quante volte. Era molto bello, ricordo che la fatica era tanta, però potete immaginare quando io arrivavo qui e scollinavo e vedevo questo paesaggio, questa fatica veniva meno, ecco, quasi che la dimenticavo e rimandavo il tutto al giorno dopo quando tornavo qui ad allenarmi. Per quanto riguarda i prodotti locali, a me piacciono molto e ne vado anche fiera tutte le mattine a colazione, io e i miei bimbi, la mia famiglia, tutti quanti mangiamo del miele, poi i formaggi locali, poi qui non so se viene un amico a trovarmi, io di solito cucino l'agnello. La pecora sambucana fornisce degli ottimi prodotti che sono entrati a far parte del presidio Slow Food, e quindi in qualche modo i giovani possono ancora vivere portando avanti questa attività. La scelta di fare questa attività l'ho presa qualche anno fa, quando comunque sia il lavoro non era molto e io avevo già la passione per le api, perché questa è principalmente una passione. Abbiamo un allevamento di vacche piemontesi e all'estate facciamo formaggi, formaggio nostrale, che è un formaggio tipico della zona, e su in alpeggio, e all'inverno adesso stiamo facendo questa stalla per fare la carne di con i nostri vitelli. Mi occupo della mungitura e del pascolo degli animali, dell'estate vengo qua 3 mesi all'anno e pascoliamo qua le mucche, mungiamo, facciamo formaggi, burro, si sta bene diciamo qua in montagna. I miei clienti sono principalmente gente che viene su in montagna a camminare oppure in bicicletta. Ci sono molti escursionisti, ho visto gente francese, ho visto tedeschi, ho visto gente del Belgio. I tedeschi ci dicevano che praticamente loro le nostre montagne qua le preferiscono, tanti le preferiscono che non le montagne del Trentino, le montagne Previce, che sono più naturali, non sono tanto sofisticate come ne hanno fatte loro adesso. I piatti più richiesti dai turisti sono la pasta specialmente fatta in casa come facciamo noi, tagliatelle, ravioli, gnocchi, e poi la polenta, e poi l'agnello, specialmente l'agnello sambucano, perché noi praticamente usiamo solo quello. Noi come famiglia da sempre abbiamo sempre avuto le pecore, però prima le lasciavamo agli alpeggi più in alto perché non avevamo il problema dei lupi.
Ci sono degli escursionisti che si fermano, parlano, fanno qualche domanda, chiedono, si informano com'è. E c'è quelli che danno anche fastidio. Soprattutto noi qua il problema è che nessuno riesce a risolvere. In più ai lupi ci abbiamo i cani al guinzaglio che nessuno li tiene. Essendoci pure un cartello dove lasciano le macchine e un altro a metà al peggio, ma non basta. Essa! E... Ma si dai dovrei! Eccola quello! Eccola! Eccola Diana! Si è fatto un lavoro di valorizzazione di questa pecora attraverso la nascita di un consorzio. Diciamo che la pecora sambucana è una pecora da carne, tuttavia qualche pastore, qualche allevatore in valle utilizza anche il latte della pecora per trasformarlo in formaggi. L'Ecomuseo ha creato uno strumento per questi pastori che è un piccolo caseificio e in questo caso il latte di pecora sambucana viene trasformato nella cosiddetta tumo formaggio dell'Ecomuseo. Questo Ecomuseo direi che ha due temi fondamentali. Uno è la pecora sambucana. Un altro tema forte è stato quello della transumanza, che in lingua occitana definiamola rutto, proprio perché gli ovini percorrevano la rutto, la strada che portava dalle alte valli fino alla Provenza. L'escursionismo ha sempre fatto parte del mio allenamento, del mio programma di allenamento. Io correvo in montagna, ma facevo anche camminate in montagna. Camminavo in salita nei sentieri con i bastoncini e poi correvo in discesa. Conosco molto bene la rete dei percorsi della regione Piemonte, anche perché noi facciamo parte di questa rete. Nella nostra valle ci sono numerosi sentieri. Passano dei sentieri qua vicino del Piemonte, ci sono quelli che passano dal Colle della Lombarda, che usavano per portare il sale e la roba dalla Francia all'Italia. E il sale era abbastanza pesante e c'era certa gente che con gli sci nei piedi portavano giù 30-40 kg di sale sulle spalle. Allora qui c'erano i carabinieri, c'era la finanza, ma riuscivano a passare lo stesso. Come dico, io facevo da palo. Il mio rapporto con queste zone è un rapporto, come dire, materno, perché io sono nata qui e io mi definisco una vera montanara. Adoro la montagna, adoro tutto quello che fa parte della montagna. Il vivere nella natura, il vedere il sorgere il sole al mattino, tutto quello che è possibile della montagna, i fiori, l'aria, tutto quello che è, gli animali più che altro, tutto quello che è compete la montagna a me è sempre piaciuto e mi ha portato a ritornare alle origini di quando ero bambino.